Buongiorno, per quale motivo Confindustria convoca oggi un'assemblea pubblica? Quali saranno i temi caldi? Ma questa è l'assemblea annuale che il sistema confindustriale fa, un momento importante di incontro con gli imprenditori. Poniamo all'attenzione due iniziative: da un lato il credito alternativo attraverso un prestito obbligazionario che Banca Sella lancerà a vantaggio, come dire, dei risparmiatori e cercando di utilizzare queste risorse per le nostre imprese, e dall'altro cercare di capire insieme anche a degli interlocutori stranieri che sono qui con noi quali sono le leve per poter attrarre investimenti sul nostro territorio e non perdere questa sfida importante. Secondo lo slogan Salerno ha i titoli, in che senso? I titoli significa che ha, il bond è un titolo, quindi ha i titoli significa vuole mettere questo prestito obbligazionario e quindi, come dire, tentare di recuperare liquidità dal territorio. Ha i titoli significa anche che siamo titolati a concorrere per progetti seri e importanti come quello dell'attrazione degli investimenti. Diciamo quindi quali saranno i prossimi passi di Confindustria, le prossime mosse? Ma noi siamo in campo come sindacato delle imprese, per cui seguiamo le attività delle nostre aziende a 360 gradi, dai rapporti col mondo sindacale alle attenzioni verso gli enti, qualsiasi accompagnamento l'azienda abbia necessità anche nell'interlocuzione con gli istituti bancari. Il sistema confindustriale è la casa degli imprenditori e vuole tutelare costoro a sviluppare meglio le proprie attività. In particolare per le piccole e medie imprese c'è qualche novità? Avete pensato qualcosa? È quello che le dicevo poc'anzi, quindi tutto ciò che mettiamo in campo, è chiaro che poi c'è sempre la difficoltà del momento contingente, ma cerchiamo di sviluppare al meglio le nostre attività. Dei settori che acquisiscono e acquistino bond, quindi acquistano titoli o che riescono a, come dire, ad attirare investimenti acquisendo anche rapporti bancari importanti, siano poi a supporto di quegli imprenditori che hanno invece necessità di avere la possibilità di poter accedere al credito, perché in questo momento magari soprattutto i settori che, tipo quello che io rappresento io dei trasporti, ma come anche la sanità, avendo a che fare molto con gli enti pubblici, in questo momento c'è una carenza di credito. In Italia si rischia di fallire per crediti, quindi avere la possibilità, ripeto, di accedere a finanziamenti, nello stesso tempo avere la possibilità di chi mette le risorse per l'accesso ai finanziamenti, sia un'iniziativa positiva che sicuramente va supportata, va strutturata e magari va elevata anche a una visione non soltanto territoriale e provinciale. È apprezzabile questa manifestazione, ovviamente organizzata dall'associazione industriale, e soprattutto è auspicabile una interazione tra tutti gli enti del territorio. Solo grazie alla promozione e all'aiuto alle imprese, anche ovviamente a cui ha dato impulso molto il Presidente della Regione Caldoro negli ultimi tempi, si può creare occupazione e si può dare quelle risposte e aumentare il PIL della provincia di Salerno e della Regione Campania. Noi auspichiamo che ci possa essere finalmente una ripresa e che questa ripresa possa portare a ridurre il disagio sociale che oggi vivono i territori della Campania, in particolare i territori della provincia di Salerno. Il messaggio che ci consegna questo convegno è la necessità della costruzione di una rete territoriale che presuppone coesione, coesione tra imprese, sistema bancario e buone amministrazioni. Io ritengo che l'Università di Salerno ha fatto, farà la propria parte in questa costruzione di questa rete consolidata, facendo le cose che è tenuta a fare, una buona ricerca, promuovendo e qualificandola ed essendo attenta a quella che è la fase del trasferimento della ricerca stessa, applicandola a quella che è la realtà delle imprese. Una buona didattica, ponendo lo studente al centro dei nostri interessi e nel contempo qualificando i nostri percorsi affinché siano percepiti anche dal territorio come un passaggio necessario nella formazione della futura classe dirigente, e poi l'internazionalizzazione, perché non ci può essere un'internazionalizzazione del territorio, non ci può essere un'internazionalizzazione delle imprese che non passi attraverso un processo di internazionalizzazione della nostra università in termini di studenti, in termini di studiosi, in termini di prodotti della ricerca. Una scelta difficile ma obbligata. Questo, io credo, in questo senso un'occasione del genere è un modo per mettere in contatto le diverse realtà ed è anche un momento per responsabilizzare i diversi attori.